Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di uno smartphone marchiato Asus. Asus ha ampliato ulteriormente la sua famiglia Zenfone con un ulteriore smartphone che viene dichiarato come lo smartphone dall'autonomia infinita, praticamente immortale. Sto parlando dell'Asus Zenfone Max. La scatola in cui ci viene fornito questo Zenfone Max è quella già vista su altri modelli della famiglia Asus. All'interno troviamo lo Zenfone Max, un cavo OTG per usare lo smartphone anche come power bank d'emergenza, un caricatore da parete con output ad 1 A, un cavo USB micro USB, auricolari in-ear con gommini di ricambio e manualistica varia. Da rivedere solo il caricatore in dotazione, un po' lento di fronte ai 5000 mAh dello smartphone, vi consiglio un caricatore più potente, da almeno 2 A. Le prime sensazioni sono buone, si tratta di un phablet dual sim dalle dimensioni importanti ma non esagerate. La batteria di grosse dimensioni è ben nascosta dietro una back cover lavorata in similpelle che aiuta l'ergonomia. Questa back cover è anche removibile, così da poter accedere al vano batteria, allo slot micro SD e ai 2 slot per le micro sim. I tasti power e volume si trovano sul lato destro, ben posizionati e dall'ottimo feedback, anche grazie alla loro lavorazione a cerchi concentrici. I tasti anteriori non sono retroilluminati, ma solo riflettenti, come tutti gli smartphone Asus. Al buio sarà difficile trovarli. Apprezzabile invece il piccolo LED di notifica nascosto dietro la griglia dell'altoparlante. Per quanto riguarda il display, Zenfone Max si dota di un pannello da 5,5 pollici IPS con risoluzione HD 1280x720, con vetro Gorilla Glass 4. Di certo non è la migliore unità sul mercato, ma si tratta comunque di una valida soluzione. I colori sono ben calibrati, gli angoli di visione sono buoni così come la definizione e la differenza con un Full HD non è così netta come pensavo. Tuttavia la luminosità massima non è elevatissima e quella minima risulta sempre un po' alta per un utilizzo notturno. Il sensore di luminosità reagisce bene, ma resta sempre su una luminosità un po' bassa. Il vetro trattiene un po' di ditate, ma è molto resistente ai graffi essendo Gorilla Glass 4 e una buona scorrevolezza. Asus sceglie un hardware modesto ma affidabile per questo Zenfone Max. Troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 410 a 1,2 GHz a 64 bit, una GPU Adreno 306, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile via microSD e l'immensa batteria da 5000 mAh. Non manca il supporto alla connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, così come il Bluetooth 4.0, mentre manca all'appello il chip NFC. Le prestazioni sono discrete, nell'utilizzo quotidiano tutto gira bene e in maniera abbastanza fluida, ma sotto stress iniziano a subentrare lag e blocchi vari, soprattutto nel multitasking. I giochi semplici girano senza patemi, mentre si nota qualche problema in caso di titoli 3D graficamente pesanti. Le temperature sono sempre sotto controllo, Zenfone Max è un dispositivo freddo che non teme surriscaldamenti. Capitolo a parte invece l'autonomia. Grazie ai 5000 mAh di batteria, Asus Zenfone Max è lo smartphone con la maggiore autonomia che abbia mai provato. Con l'utilizzo pesantissimo al massimo delle mie possibilità, sempre in 4G, con giochi, tethering, notifiche push e cambi di cella durante un viaggio di 3 ore, dopo 15 ore di utilizzo e più di 8 ore di schermo acceso, lo Zenfone Max segnava ancora il 35% di carica residua. Incredibile, semplicemente immortale. Nelle giornate stress ma normali, lo smartphone può durare tranquillamente 2 giorni, con un utilizzo blando e sotto wifi qualcuno potrebbe arrivare addirittura a 4 giorni, non penso serva dire altro. Asus monta su questo Zenfone Max il sistema operativo Android nella sua versione 5.0.2 Lollipop, personalizzando pesantemente l'interfaccia con la sua Zen UI. Non mi reputo un fan di questa interfaccia, soprattutto esteticamente, ma devo dare merito ad Asus per l'ottimo lavoro svolto nel creare applicazioni utili e ben realizzate. La Zen UI organizza tutte le nostre app in cartelle smart. All'inizio può risultare un po' confusionario, ma una volta memorizzato il posizionamento delle icone sarà molto più veloce accedere alle nostre app. Presenti diverse gesture per riattivare velocemente il display e aprire al volo la fotocamera, così come ho molto apprezzato il rimpicciolimento della schermata offerto dall'utilissima modalità ad 1 mano. Anche le personalizzazioni sono infinite, dalla modalità di visualizzazione delle app simile a iOS oppure col classico app drawer, arrivando alla modifica del font e delle dimensioni delle icone. Tanta roba, quasi troppa. Sulla carta Zenfone Max si presenta con un buon reparto multimediale. Troviamo una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f2.0, autofocus laser e flash LED, mentre anteriormente abbiamo una 5 megapixel grandangolare. Gli scatti sono buoni, con una messa a fuoco sempre precisa e una gestione dei colori abbastanza fedele. Si ha una leggera patina sui dettagli se andiamo a zoomare, ma per uno smartphone di fascia medio-bassa sono scatti che vanno più che bene.
Al buio il rumore video aumenta insieme al tempo di scatto, rendendo quasi impossibile ottenere uno scatto fermo a mano libera. Si sente molto qui la mancanza dello stabilizzatore. Buoni selfie che in proporzione rispecchiano i risultati della fotocamera principale, molto bene con tanta luce, poco stabili al buio. Il software Asus è zeppo di funzioni utili, forse anche troppo. Presente l'utilissima modalità manuale e tanti effetti e tipi di scatto. Buoni video in Full HD, definiti e con un buon audio. Si sente la mancanza della stabilizzazione, ma i risultati saranno sempre gradevoli. Lo speaker posteriore ha una buona resa e un volume abbastanza alto, ma essendo sul retro del device verrà coperto se poggiato su superfici morbide. Asus aggiunge un ulteriore membro alla già ampia famiglia Zenfone, ma questo Zenfone Max è, secondo me, uno dei più riusciti, perché punta un target molto popolato e privo di valide alternative. È uno smartphone per chi è pronto a sacrificare altri aspetti come potenza, dimensioni e fotocamera, ma nemmeno troppo, pur di avere un dispositivo sempre carico. Viene proposto a 249 euro di listino, ma si può trovare facilmente sotto i 200 euro, un prezzo onesto seppur non conveniente per l'hardware, che diventa molto buono se contiamo l'aspetto autonomia. Se l'unico aspetto dove non volete scendere a compromessi è l'autonomia, questo Asus Zenfone Max è lo smartphone che fa per voi. Bene ragazzi, io con questo video ho concluso. Per maggiori dettagli vi rimando alla recensione scritta che potete trovare da questo momento sul sito techzilla.it, dove dirò ovviamente qualche cosa in più. Spero che questa recensione vi sia piaciuta o comunque vi sia stata utile. In questo caso vi chiedo di lasciare un mi piace così da farmelo sapere. Se avete dubbi, domande, quesiti, lasciate un commento, io cercherò di rispondere il prima possibile. Vi chiedo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti, perché questo ci aiuterà a crescere ogni giorno ed ogni video di più. Io con questo ho concluso. Vi saluto, ciao a tutti da Tony Castano per techzilla.it.